La regione ha approvato un piano di abbattimento di 60 cormorani, razza autoctona, dell'intero territorio regionale, accusati di rubare il pesce o essere più bravi a pescare dei pescatori. Il tutto in deroga alla Convenzione di Berna, che stabilisce essere una specie protetta in tutta Europa. La sua uccisione è possibile esclusivamente in deroga. Riguardo all'uso della deroga, quale strumento atto a consentire l'abbattimento di specie protette, va ricordato che a tutt'oggi, per l'uso costante e ricorrente che ne è stato fatto negli ultimi anni dalle regioni, è stato avviato un procedimento di messa in mora nei confronti dell'Italia, al quale potranno seguire delle multe salatissime che dovremo pagare alla Comunità Europea. Premesso che è inutile e sbagliato abbattere i cormorani per risolvere il problema della poca presenza di pesce nei corsi d'acqua della Liguria. Inutile perché l'eliminazione con la caccia da parte di uccelli, come succede per altre specie, non incide in modo significativo sulla popolazione finale. Gli individui uccisi sono rapidamente sostituiti da altri animali. Sbagliato perché numerosi studi scientifici non hanno mai dimostrato l'esistenza di un impatto dei cormorani sui pesci e sull'ambiente acquatico. Sbagliato perché il fabbisogno giornaliero di un cormorano è intorno ai 400 grammi. Si nutre principalmente di pesci piccoli, sotto i 100 grammi, perché ha problemi a deglutire e corre il rischio di rimanere strozzato. Le qualità di cui si ciba, nel 50% dei casi, non hanno nessun valore commerciale. I pesci scarseggiano nelle acque interne della Liguria per tre motivi. Uno, la cementificazione. Due, l'inquinamento delle acque interne. E terzo, per terzo motivo, per favorire l'attività di pesca e l'allevamento, sono state immesse nei nostri corsi d'acqua una quantità infinita di specie alloctone che creano forti e comprovati danni all'ecosistema naturale. In alcuni tratti di questi corsi d'acqua interni si trovano sino al 50% di queste specie estremamente invasive. Questi sono i problemi che causano scarsità di pesci, altro che cormorani. Non vorrei che dietro alla decisione di autorizzare la morte di decine di esemplari di cormorano potrebbe non esserci soltanto una reale motivazione di conservazione. Comunque tutte queste cause sono attribuibili all'uomo. Occorre superare il modello che mette l'uomo al di sopra dell'ecosistema, disponendo abbattimenti immotivati. Ci sono altri metodi alternativi, dissuasori acustici, visivi, reti di protezione, gabbie di fuga per i pesci. Ci sono tantissime alternative all'abbattimento. Vorrei sapere dove verrebbero abbattuti questi 60 cormorani e nello specifico in quali tratti d'acqua saranno localizzati e programmati gli abbattimenti e soprattutto come dovrebbe alterare in positivo la situazione nei bacini idrografici della nostra regione. Grazie. Grazie consigliere Ugolini. Per le dichiarazioni della Giunta cedo la parola al vicepresidente Piana. Grazie presidente. Grazie anche all'interrogante perché mi dà modo e maniera di rispondere a quella che è diventata quasi una sorta di interrogazione continua anche a mo' di articoli di stampa. E appunto in relazione all'interrogazione in oggetto vado a specificare alcune tematiche che mi sono state poste anche proprio nell'impostazione dell'interrogazione stessa. La Regione Liguria ha inteso dotarsi per un piano di controllo del cormorano valido per il periodo 2019-2023 al fine appunto di limitare quelli che sono gli effetti negativi e nocivi di queste specie ittiche autoctone, che possono ripercuotersi negativamente non soltanto sull'attività di pesca, come erroneamente ha citato l'interrogante, ma soprattutto sullo stato di conservazione di alcune specie di interesse comunitario, e questo lo dice la direttiva CE, direttiva Habitat, che risultano particolarmente vulnerabili da tale predatore. Cito alcuni casi, ad esempio il gambero di fiume, l'anguilla stessa, le piccole trote. Lei stesso diceva che si tratta di pesci piccoli perché più di quel tot di grammi il cormorano stesso non riesce a inghiottire, quindi non è che
essendo piccoli, sono da considerare come danno minore rispetto a un pesce grande, anzi, soprattutto per la loro piccolezza, che il cormorano ha sempre fame e quindi se ne deve cibare di continuo, e il danno sicuramente è maggiore. Questo piano di controllo, comunque, approvato con un decreto di giunta regionale nel 2019, ha avuto un parere positivo da parte dell'Istituto Superiore di Protezione e la Ricerca Ambientale, il cosiddetto ISPRA, che è sempre molto abbastanza severo con tutti quelli che sono i provvedimenti di questa regione, soprattutto in materia venatoria e animale. Questa volta l'ISPRA ha dato parere positivo, perché lo stesso ISPRA ha verificato l'inefficacia dei metodi cosiddetti ecologici, i metodi incruenti, che hanno soltanto limitato un effetto di deterrenza sulla specie, ma di fatto non hanno posto nessun tipo di rimedio. L'obiettivo del piano consiste appunto in quello che è la riduzione della densità del cormorano stesso nel nostro territorio, e il numero di capi di cormorano abbattibili in ciascuna annualità, di vigenza di questo piano di controllo è determinato sempre dal parere dell'ISPRA secondo un criterio di abbattimento che non prevede di andare sopra il 15% della componente stessa. E mi ha chiesto quali sono i tratti interessati da questo tipo di abbattimento. Allora, nel dettaglio sono i corsi d'acqua dove saranno programmati gli abbattimenti, sono 6 bacini in provincia di Genova, Entella, Polcevera, Scrivia, Stura, Aveto e Trebbia, 2 bacini in provincia di Imperia, Roia e Nervia, 3 bacini in provincia di Spezia, Vara, Magra, Gottero, 4 bacini in provincia di Savona, Bormida, Di Millesimo, Pallare, Mallare e Spigno. In realtà questi sono i tratti fluviali principali, poi ci sono tutti gli affluenti laterali, cosiddetti affluenti di collina, di montagna, dove avevo elencato insistono specie come ad esempio il gambero di fiume. Al fine appunto di valutare poi gli effetti positivi sui bacini interessati, il piano prevederà successivamente delle azioni di monitoraggio che sono anche in corso in questo momento, e che prevedono appunto campionamenti ittiologici e prelievo per avere poi dei dati ancora più confortanti e precisi per quanto riguarda il proseguo del piano. Grazie vicepresidente Piana. Consigliere Ugolini per la replica, prego. Preciso che il cormorano non è un uccello stanziale, non resta sempre nello stesso posto, ma si sposta migrando per decine di migliaia di chilometri e si ferma dove trova cibo sufficiente. Migrano dal Tirreno alla Danimarca, arriva nei nostri territori ad inizio ottobre e riparte a marzo, in primavera, quindi non è stanziale. La risposta che mi ha dato l'assessore è stata abbastanza precisa e chiara, ma estremamente deludente. Grazie.